Non ci aspettavamo un inizio così duro, così pesante. Il tuo esordio non è iniziato con una, con una buona prestazione, però l'impatto con la categoria è questo, Luca. E anche col presidente abbiamo un po' analizzato eh, la partita di oggi, insomma, non è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Il presidente voleva forse qualcosa di più dalla squadra sul piano, sul piano della grinta, della determinazione, invece, a parte eh, Spoto, Manna, Sieve e qualcun altro questo non si è visto. Sei d'accordo con noi o no? Ma in parte sì, però eh, se analizzo il primo tempo, secondo me eh, non abbiamo fatto una, una, una brutta gara. Eh, questa è una categoria che non ti permette di commettere degli errori, non ti permette di addormentarti neanche un secondo perché te l'ha dimostrato il gol del vantaggio sull'1-0. Non siamo scappati, l'abbiamo lasciato solo e, e ci hanno subito castigato. Anche se abbiamo fatto una buona partenza. Abbiamo fatto una buona partenza perché siamo partiti bene siamo partiti bene creando, giocando. Poi abbiamo preso il gol e, e lì ci siamo un po' intimiditi, impauriti questa è la serie D ci ha dato il benvenuto speravamo di, di, di prenderlo in un altro modo è andata così però non abbiamo giocato da Dertona Luca, non abbiamo giocato con la grinta che a noi serve che noi ci contraddistingue in questi quattro anni, non abbiamo giocato con la determinazione con la voglia di fare risultato a parte Spoto e Manasievi e qualcun altro non abbiamo messo quella grinta in campo che noi siamo abituati a mettere? Sì, eh, qualcuno si è un po' impaurito, eh, però non, 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 non c'è da fare drammi, ci sono ancora 30 e passa partite, c'è eh, da stare calmi, eh, c'è da, 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 lavorare, da lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi, eh, se non basta, c'è da lavorare di più. Il Mister lo sa, eh, lo sappiamo tutti. Eh, abbiamo affrontato una squadra che è una squadra che in questi anni è, è, ha sempre fatto molto bene. Questo è un campo non duro, ma durissimo per Ho il Dertona vado. poi durissimo: quattro partite e quattro sconfitte. Ma questo è un campo duro per tutti. Eh, loro sono una buona squadra, sono una squadra. Ben messi in campo, eh, ordinati che ti aspettano e, e poi. poi eh, dicevo in Radio Cronaca il brutto per noi è incontrarla all'andata. Tu sai benissimo che la Caronese fa tanti punti all'andata e poi al ritorno. Vabbè, ma tanto l'andata devi confrontarla per forza, <ride> quindi eh, l'abbiamo beccata la prima, è andata così. E adesso da, da domani eh, iniziamo a pensare alla partita di, di, di Sestri. e... e Abbiamo, abbiamo due giovani adesso in cantiere, non so se li tessererai, se non li tessererai, ma un, diciamo un uomo, una, una roba pesante là davanti, te, te la stai cercando oppure no? Ma, mh, abbiamo due giovani, abbiamo preso questi due giovani qui, sono due giovani bravi. E... Adesso, non è, non è il momento di parlare di, 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 di mercato dopo una partita e... le domande che fanno a me, io le giro a te. Luca. No, 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 ma io ti rispondo. Perché comunque... io aspetto Sei... che tu mi faccia fare uno scopo ogni tanto. No, io, sai, ti rispondo. Non è il momento di parlare del mercato dopo la partita. Adesso c'è da, da stare calmi, da andare a casa e, e, e ragionare e, e, fare, e farsi un po' un bagno di. Concedimi la parola di, di umiltà, eh, perché comunque eh, bisogna stare con i piedi per terra tutti, eh, perché è un, è un campionato duro dove il dertona, il, dertona, il, dertona, il dertona deve fare un campionato per salvarsi e lo dobbiamo fare il prima possibile. E, e questo è, è, è l'obiettivo che ha dato la società e, e, che ci siamo e che ci siamo prefissati tutti. Quindi... Domande da studio? Noi non abbiamo visto la partita, quindi Luca, volevo capire, eh, il Presidente parlava di un Vertona che ha tenuto bene fino al primo gol, dopodiché che cosa è emerso, la, questa paura dell'esordio, la superiorità di una caronnese abituata a viaggiare in questo campionato da più anni, non, una differenza tecnica tra le due squadre, cosa hai visto, ecco? cos'è che poi ha dato il via alla, insomma, agli altri tre gol? Ma no, non è che ho visto eh, una differenza tecnica. Come hai detto te, secondo me dopo il gol eh, ci, siamo un po', ci siamo un po' abbassati, ci siamo un po' intimiditi. Eh, può essere stato anche l'esordio, perché comunque, sai, quando fai degli amichevoli non c'è la pressione dei tre punti, non c'è la pressione da parte dei, 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 dei tifosi. Non, eh, quando fai gli amichevoli hai la testa un po' più libera. Eh, ci sta Luca però scusami il, ad esempio quando hanno giocato contro la Sampdoria in quella partita lì io l'ho vista da, dallo stadio era, non vedevamo quasi differenza tra le due squadre cosa che eh, a sentire la, la radioconaca di oggi si notava un qualche condizionamento ma difatti, ho, ho risposto alla domanda. Nel senso che, quando tu fai una amichevole a maggior ragione contro una squadra che gioca in Serie A, eh, è ovvio che tu sei già consapevole che puoi perdere la partita. Cioè, già, la, 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 la perdi, e, e quindi, eh, cioè, eh, hai la testa ancora più libera. Qui eh, quando inizia il campionato ci sono in ballo i tre punti eh, e, comunque, vai a affrontare eh, una squadra che eh, eh, sono diversi anni che fa la categoria, noi siamo una neopromossa e tutto, eh, eh, quindi, eh, le emozioni eh, eh, il, eh, eh, a livello mentale ti, 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 può, ti può giocare anche un brutto scherzo. È successo, è successo oggi. Dobbiamo, dobbiamo lavorare anche su questa cosa. e, e, e Sono convinto che, 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 che la, la sistemeremo e da sabato faremo, 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 daremo una grossa risposta sul campo. Già da sabato. In quattro anni. Le domande le facciamo per Domenico Cremonte, le domande le facciamo al mister Luca che sa che deve andare, lo ringraziamo anche perché non l'abbiamo mai visto così nero e non vorrei essere il suo oggetto di, di sfogo. No, beh, Io quando perdo eh, mi arrabbio sempre, ma è quella arrabbiatura sana, cioè, non ce l'ho con nessuno. È, è uno che perde ed è felice non l'ho mai visto, se, oh, se bierla, lo conosci presenti. Grazie Luca. Ciao Grazie. ciao.